lasciare intravedere sullo sfondo le forze che hanno interesse a lanciare un attacco di queste proporzioni agli Stati Uniti e per ciò stesso al mondo civilizzato, anche a noi, all'Occidente intero. Quindi è chiaro che questo nemico non ha un nome, non ha un volto, non lo ha con certezza, ma rappresenta la grande sfida, questa apocalisse americana rappresenta una grande sfida. Dicevamo prima, quando ancora cercavamo di ordinare le idee davanti a quelle immagini assolutamente sconvolgenti, che niente o poco resterà come prima dopo quello che è accaduto oggi e quello che ancora si teme potrà accadere. Sentivo Ludwig da qualche parte, che è profondo conoscitore di questi temi, dire una cosa vicina a quella che sostenevo io, e cioè che da oggi la sicurezza tra i paesi, i rapporti stessi tra stati, naturalmente non tra noi e gli Stati Uniti, ma tra i diversi mondi, saranno profondamente mutati e diversi. E quindi sarà una ferita che ci porteremo, una ferita aperta, grandissima, che ci porteremo addosso per anni. Paolo, ti ringrazio. Edizione straordinaria o no? Aspetta, scusa, chi è? Immagini di gente che si butta al grattacielo, saranno pronte fra pochissimo? Allora, un secondo solo. Allora, Paolo, dunque pare che fra poco riusciremo a mandare in onda. Guarda, un grande lavoro l'ha fatto certamente la CNN, il mondo. La prima ricostruzione: sarebbero stati uccisi quasi subito dai terroristi i piloti degli aerei alla cui guida sarebbero poi subentrati i kamikaze, che si sono lanciati su 5 punti strategici degli Stati Uniti, tra cui le 2 torri gemelle di Manhattan. Già colpita dal primo aereo, ma esiste una documentazione filmata anche del primo attacco. Questa telecamera sta documentando il lavoro di alcuni vigili che controllano un tombino di Manhattan. Improvvisamente un rombo sopra le loro teste. È il Boeing dell'American Airlines con a bordo 92 persone che sfreccia verso il bersaglio. Di vigili che ha assistito alla scena è tra le prime a dare l'allarme attraverso il telefono. Diciotto minuti dopo sono invece molte le telecamere già puntate sul World Trade Center quando viene messo a segno il secondo attacco. È la sequenza del secondo aereo, un Boeing 767 degli United Airlines con 65 persone a bordo, che impatta contro la seconda torre ed è ripreso da più angolazioni, una più drammatica dell'altra. L'aereo guidato da un kamikaze proviene da sinistra. Qui invece l'aereo si vede in avvicinamento da destra sotto il fumo della prima torre. A quel punto lì il panico è subentrato di nuovo, abbiamo preso della carta bagnata, ci sarà stata messa davanti alla bocca e abbiamo cercato un'altra scala per scendere, l'abbiamo trovata e ci abbiamo impiegato a scendere fino in fondo 1 ora e mezza. Quando siamo usciti fuori c'è un piazzale dove hanno dato i concerti tutto l'anno e lì per terra c'era di tutto, c'erano corpi straziati, braccia, gambe, teste, sangue. E io non capivo se ero in un film, se era vero quello che stavo vedendo. E l'unica cosa che pensavo
il mio collega Bob Dombrowski, che è anche il mio capo, ha 4 bambini. Pensavo sempre almeno che si salvi lui che ha i bambini. Siamo usciti fuori e c'era tutto sto ammasso di gente, tutti sti corpi per terra. E 3 isolati dopo abbiamo sentito il palazzo che è crollato dietro di noi. E New York era in proprio in stato di guerra, gente dappertutto, urla, sirene. E tutta notte pensavo a tutti quegli uomini che stavano salendo su per quelle strade per andare a salvare quelli sopra di noi, e sono rimasti tutti bloccati lì. Oh, tutti quei pompieri che salivano su quelle scale, ci dicevano andate, andate.